Cari nel Signore, bentrovati per questo appuntamento che vuole proporre una riflessione di natura biblica perché la ragione che ci spinge ad essere insieme, a porci anche dei quesiti, è il desiderio di conoscere sempre in maniera più approfondita il testo delle scritture. Vorrei in questa seduta, partendo da qualche testo del libro dei Salmi, aprire ed avere con voi una riflessione su di un tema per il quale non ho trovato ancora spiegazioni esaurienti, spiegazioni che ci aiutano a comprendere perché se ne parla sempre. Di meno. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco alla situazione che una persona vive o dovrebbe vivere nel momento in cui inizia a frequentare una comunità cristiana o se non frequenta una comunità cristiana è alla ricerca di Dio. E nella ricerca di Dio o nel frequentare una comunità cristiana, Cristiana, ogni persona deve trovarsi prima o poi al bivio, all'incrocio tra il senso di colpa delle sue azioni e la certezza del perdono di Dio. Quindi voglio parlare con voi di confessione dei peccati e di perdono di Dio. Il libro dei Salmi è il libro di preghiera per eccellenza. Sono le preghiere che anche Gesù utilizzava per rivolgersi al Padre. E in questo libro, il Salmo 103, ci offre alcuni versi appunto confacenti al nostro tema. Al Salmo 103, al verso 2. Possiamo leggere benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Queste sono le parole dell'orante, di colui che si rivolge a Dio e riconosce il bisogno del perdono di Dio. Egli parla alla sua anima, egli perdona tutte le tue iniquità. Fare questa preghiera vuol dire riconoscere una condizione di iniquità, ossia aver avuto un comportamento che pone Dio in lontananza, che separa Dio dall'essere umano. Sempre in questo salmo, il verso 10 dice, è sempre l'orante colui che prega che dice, egli, riferendosi a Dio, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità, poiché quando sono alti i cieli al di sopra della terra, Tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono, quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Oggi, dicevo, sembra essere diventato difficile parlare di peccato, di colpe, di iniquità. Sembra che ci sia tale, tanta sensibilità nei confronti delle persone che si ha timore di dire una parola sbagliata ma la Bibbia che è per noi il testo della rivelazione di Dio e quindi il testo che ci fa conoscere il volere di Dio ci dice chiaramente che tutti hanno peccato scrive l'Apostolo e sono privi della gloria di Dio. Quindi davanti alla santità di Dio, davanti a quel Dio che la scrittura presenta come il tre volte santo, per dire oltremodo la nostra comprensione, la santità di Dio trascende quello che noi possiamo minimamente immaginare davanti a Lui. Tutti hanno peccato tranne uno l'agnello immacolato quindi parentesi per gli amici cattolici anche la vergine maria prima e dopo il parto di Gesù rientra in quelli tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ossia ciascun essere umano da solo per il suo rispetto della legge per le sue qualità, per le sue capacità non potrà mai arrivare a Dio. Ed è per questo che Gesù ha presentato se stesso dicendo: Io sono la via, io sono la porta. E l'Apostolo scriverà: Non c'è altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù. Ma rimanendo nell'Antico Testamento, il libro del profeta Isaia si apre al capitolo primo con un invito forte, incessante da parte di Dio verso il suo popolo. Libro del profeta Isaia, al capitolo primo, leggiamo l'invito. A venire e a discutere con lui. Venite e litigate con me. Venite e discutete con me. Se anche il tuo peccato, questo al verso 18, venite, discutiamo assieme. Se anche i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Questo ci dimostra che il Dio della Bibbia non è lì per condannare. Già nell'Antico Testamento, prima della venuta di Gesù Cristo, l'agnello immacolato, colui che offre il suo corpo, il suo sangue, come strumento di redenzione la volontà di Dio a essere riconciliato con il suo popolo e non pone limiti alla sua misericordia non c'è peccato che ti possa separare da me anche se fosse rosso come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve anche se fossero rosso porpora potranno diventare del colore della lana. Dicevo all'inizio, la certezza, come si fa a comprendere se i nostri peccati sono stati perdonati da Dio? Allora, in quello che è il contesto della Chiesa Cattolica, ambiente che molti credenti, oggi evangelici, riformati, hanno conosciuto, c'è cioè il sacramento della penitenza e della riconciliazione, che è quel sacramento che include la confessione, cioè il raccontare i propri peccati ad un uomo, a un ministro preposto a tale compito, il quale Ascoltando la confessione, consegna, affida una penitenza, fatta di preghiera, fatta di azione, per raccogliere, per avere la certezza del perdono di Dio. E questa certezza viene consegnata alla persona, alla penitente, in quelle che sono le parole Io ti... Assolvo, ossia io cancello i tuoi peccati, cancello la tua situazione. Al Salmo 51, che è il salmo che viene considerata la preghiera del re Davide dopo l'abominio di aver ucciso il marito di Bethseba, Uria, ed essersi presa, la moglie di questo suo militare per sé, il salmista prega in questo modo. Abbi pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità. Secondo la tua grande com compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami del mio peccato, poiché io riconosco i miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Il salmista, Davide riconosce che la sua trasgressione, la sua azione iniqua, la sua malvagità, l'aver ucciso un uomo, è sì un'azione che ha nociuto ad una persona, che ha portato via una vita, ma egli riconosce che questa azione va direttamente contro Dio. Ho peccato contro di te. Nella parabola del figliol prodigo, raccontata da Gesù e riportata dal Vangelo di Luca, il giovane che ha lasciato la casa, che se n'è andato con le prostitute, che ha dilapidato la dote della famiglia, quando rinsavisce, che cosa decide di fare? Io tornerò a casa di mio padre e gli dirò: ho peccato contro di te e contro me. Il cielo, la persona, il timoroso, l'orante, riconosce che le proprie azioni sbagliate ergono un muro di separazione davanti al suo Dio. Ed è questo che l'azione di Gesù, il sacrificio di Cristo è venuto a rompere questa separazione. Dovuto alla nostra condizione, a quel tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. In ambito riformato, in ambito evangelico in generale, non c'è il sacramento della penitenza, della riconciliazione, ossia la confessione, la penitenza e l'assoluzione. Innanzitutto perché per sacramento, secondo le chiese riformate, nel mondo delle chiese evangeliche pentecostali in generale si preferisce parlare di ordinamento e non di sacramento, si riconoscono il battesimo in acqua e la cena del Signore, dove ci sono proprio degli ordini accompagnati da una simbologia. Il battesimo è accompagnato dall'acqua, dalla immersione. Il battesimo rappresenta l'adesione al Vangelo, a cui si accompagna la confessione di volere che Cristo sia il proprio personale Signore e Salvatore e l'impegno a seguirlo. La cena del Signore attraverso i simboli del pane e del vino ricorda il sacrificio compiuto dal Signore, ponendo il pane il ricordo del corpo e il vino il ricordo del suo sangue sparso per noi. Allora i riformati, partendo dai riformatori, dicono ma nella confessione è vero del Vangelo leggiamo di confessare i peccati gli uni agli altri. Leggiamo in maniera molto chiara nel testo del sermone sul monte al capitolo 5 di Matteo che se tu stai andando al Tempio ma hai qualcosa da sistemare con il tuo fratello, ferma i tuoi passi, va prima a riconciliarti con il tuo fratello. Il che non vuol dire vai prima a confessarti, vai a prendere prima la penitenza, ricevi prima l'assoluzione. Ma è un'azione che ha a che fare con la spiritualità personale, una spiritualità che privilegia alla liturgia la comunione tra i credenti. Quindi, in ambito evangelico, non c'è questo sacramento perché non c'è una simbologia che lo accompagna, ma anche perché non è l'uomo che ha la capacità di assolvere i peccati. Noi leggevamo in Isaia, venite e discutiamo insieme, diceva il Signore al suo popolo, ed è su questi inviti da parte di Dio che in ambito evangelico, la confessione è diretta a Dio, è qualcosa di personale. Il punto che desidero sottolineare e che qualcuno ha cercato di elaborare è questo. Ma non è che rendendo personale la confessione con Dio Addorciamo la situazione, nel senso che rendiamo Dio buono a nostro vantaggio. Che il commettere errori, il peccare, sapendo che Dio ci dice vieni e litiga con me, dice, tanto nessuno sa niente, io zitto, zitto, vado dal Signore e mi lascio lavare, purificare e mettere a posto. Forse sotto sotto psicologicamente c'è questo rischio latente, che il credente abusi della misericordia di Dio, che a lungo andare perda la concezione di un Dio sì misericordioso e compassionevole, ma di un Dio che è tre volte santo, che dice quale rapporto c'è tra le tenebre e la luce? Di un Dio il quale nella sua parola chiede a chi è santo di santificarsi vie più. E chi oggi è santo è colui, colei, che avendo ricevuto la grazia, ha ricevuto il perdono dei suoi peccati nel momento in cui ha ricevuto la grazia di Dio e una volta raggiunti dalla grazia di Dio si è messo nella sequela di Cristo e si sforza ogni giorno di camminare facendo la sua volontà. Ma ogni bravo e buon credente, giusto o ingiusto che sia, sa che il giusto cade sette volte al giorno. Per cui errare è umano. Ma poi qualcuno prima di noi ha detto che perseverare, quindi rimanere negli stessi errori non è più umano, ma diventa diabolico. Il che vuol dire, secondo la mia comprensione, vuol dire approfittare dell'amore di Dio e rinnovare continuamente il sacrificio. Di Cristo. Allora, forse noi dovremmo tornare a lavare la nostra coscienza e a sentire il rimorso della coscienza. Perché forse mi sbaglierò: lascio a voi la parola: che a furia di parlare di grazia, il cristianesimo è diventata una cosa anacquata, una cosa troppo di poco peso. Tanto c'è la grazia di Dio, ma vai, non ti preoccupare, pacca a sinistra, pacca a destra, però il Vangelo dice che se la tua mano pecca, non dice accarezzala, dice tagliala. Se una delle tue gambe ti induce a zoppicare, non gli dice falle un massaggio, dille come sei bello, come sei bravo. Ma dice tagliala. Se il tuo occhio ti fa peccare, non andare dall'oculista, cavalo. Vuol dire quindi disciplinarsi, non fare finta di nulla. Non dire Dio è buono, mi ama così come sono, ma se tu sei un credente, se sei tra quelli ai quali Gesù ha detto seguitemi, sei insieme a me chiamato alla disciplina, altrimenti non possiamo essere discepoli. Quello che prima era normale, ritenuto lecito se oggi è motivo di condotta illecita se oggi alla luce della parola di Dio è qualcosa che Dio non gradisce non perché Dio è buono io lo faccio tanto dopo lui mi perdona è come quelli che continuano a commettere reati sapendo che c'è una pena pecuniaria che si può Pagare. Dice tanto, peggio che mi vada, pago la multa. Ed è questo che ha fatto nascere qualche secolo fa il purgatorio, dove certe condotte poi venivano espiate attraverso il suffragio, la preghiera dei vivi o le offerte, le donazioni per la serie con la moneta ti compri la salvezza dell'anima, salvezza dell'anima che invece è già stata comprata dal sacrificio di Cristo. Ed è questo quello che diede fuoco a Lutero quando venendo a Roma da Monaco vide la città che lui reputava la città di Dio pervase e invasa da corruzione, peccati di tutti i tipi e generi, e fuori le chiese persone che compravano l'indulgenza, ossia il perdono delle proprie colpe. Non si può rendere economico il regno di Dio. Non è l'economia di ciascuno di noi che può dar diritto a qualche merito. Allora, dove vorrei arrivare per giungere ad una conclusione? Sì, è vero, il perdono secondo la nostra prospettiva biblica e per come noi intendiamo i Vangeli è un dono di Dio, è elargito da Dio. Nel momento in cui noi confessiamo a Lui la nostra condizione e confessiamo che Gesù è il nostro Signore, il che vuol dire sottomettere la nostra vita a Lui per dire voglio camminare dietro di te. Questa è la confessione di Cristo, non è una recita, non è una formula magica attraverso la quale dichiariamo che Gesù è il nostro Signore e i nostri peccati spariscono all'istante. Ma c'è una sottomissione volontaria, c'è una consapevolezza della nostra condizione che ci porta a dire Signore davanti a te io sono misero e peccatore, abbi pietà di me. È la contrizione del cuore. Forse questo è quello in un tempo di eccessiva grazia che sta mancando, la contrizione del cuore, la sofferenza nel riconoscere una condotta non gradita a Dio. E il Signore dice nei profeti che egli gradisce lo spirito contrito, non servono i sacrifici, perché vale più l'obbedienza che i sacrifici. Noi non abbiamo bisogno di azioni che purificano la nostra mente, che purificano la nostra coscienza. Queste sono cose che illudono gli altri. Ma ah, poi la nostra condizione interiore, Dio la conosce bene. Ecco perché continua a dire: Vieni e litiga con me, discutiamone: dov'è il problema? Che cosa c'è che realmente tu non riesci a superare? Qual è la difficoltà che tu realmente non riesci a vincere? Per i più giovani possono essere i cosiddetti appetiti giovanili. E la scrittura, per mezzo di Paolo a Timoteo, dice fuggi gli appetiti giovanili. Se sai, così come dicevano le persone più anziane, che la paglia vicino al fuoco si incendia, evita di mettere la paglia vicino al fuoco. Poni dei limiti in quella che è la tua condotta morale, nell'osservanza della tua pratica religiosa. Non dire con la bocca una cosa e poi con il corpo ne fai un altro. Oppure non portare il tuo corpo ad osservare la liturgia dell'Antico Testamento per dire così Dio mi gradisce, no, perché Egli vuole lo spirito contrito, vuole il cuore sincero, vuole la nostra disponibilità. Ritornando alla confessione, Io credo che il Ministero, che già si presta all'ascolto, debba fornire più occasioni di ascolto, perché ci sono situazioni in cui bisogna dirlo a qualcuno che vediamo in carne ed ossa. Ecco perché la scrittura ci consiglia di confessare i peccati gli uni agli altri. Gli uni agli altri ci dice anche che come sbaglia uno, sbaglia anche l'altro. E che chi ascolta non è lì per condannare o giudicare, ma è per accompagnare, è per consigliare, è per trasferire la propria esperienza. E questo ci aiuta a comprendere anche un'altra verità, che tante volte quella che noi definiamo essere la nostra relazione verticale con Dio, quindi noi e Dio guardando il cielo e Dio che guarda in basso verso noi, passa attraverso qualcun altro. Ed è per questo che egli ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. È per questo che ci sono uomini e donne preposte nel ministero, nelle diaconie. Ed è per questo che nella Chiesa c'è chi fa terapia d'ascolto, che c'è chi fa counseling, o se preferite cura d'anima, perché c'è bisogno di tirare fuori e di lasciare che la mano del Signore poi raccolga e getti nel più profondo dei mari. Forse è vero quello che qualche credente suggeriva in alcuni scritti, che in ambito cattolico c'è questo vantaggio, quello di andare a parlare con qualcuno che ti ascolta fisicamente e ti risponde anche, che dopo che tu lo hai lasciato, dopo la confessione, senti che realmente quello che avevi dentro l'hai tirato fuori. Però questo noi lo possiamo fare anche con Dio. La, co la questione è sempre come lo facciamo. Lo facciamo tanto per farlo o lo facciamo perché si sente questo bisogno? Quando noi diciamo di pregare con Dio, di parlare con Dio, abbiamo coscienza che Egli è di fronte a noi. Abbiamo la consapevolezza del centurione che va da Gesù e gli dice guarda, io non sono degno che tu venga a casa mia, mi basta parlarti qua. Possa lo Spirito di Dio che è santo aiutarci a ritrovare la via della santificazione. Perché mo con la confessione secondo il rito cattolico o con la confessione secondo la prospettiva evangelica cosa vogliamo trovare? La lettera agli ebrei dice che senza la santificazione nessun occhio vedrà il Signore. O con l'indulgenza, o con la bolla papale, o con il testamento di un cardinale, o con il proprio curriculum di bravo credente, di persona impegnata, di volontari. Torniamo alla lettera di Paolo ai Corinti che dice «Se anche faccio, 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 ma non ho amore». E amore anche rinunciare alle proprie debolezze. Amore anche rinunciare alle proprie tentazioni. Amore anche non indurre in tentazione colui o colei o coloro che sono attorno a noi. Perché spesso i nostri peccati non sono questioni tra noi e Dio, ma riguardano sempre una terza persona altrimenti non sarebbe peccato perché il peccato è fare un'azione che reca un torto o un danno ad un'altra persona riflettete su questa definizione e poi mi fate sapere se siete o meno d'accordo ama il prossimo tuo come te stesso ama il tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutto il tuo maggior potere a qualcuno non piacerà, ma io credo che chi ha conosciuto la grazia si impegna a vivere la via della santificazione. Dio vi benedica.